Viene all'orto, dice, cretino, parecchio picca. Bambino di 6 anni, a Milano c'è una laurea in economia e commercio, con strategia di marketing, per sommontare se una cosa esiste. Che poi a Milano, uno che sta a Milano, che problemi ha? Metropolitana, treni ad alta velocità, sì aeroporti, autostrade, tangenziali. Viaggi, se uno di Milano si innamora di una di Venezia su 250 km, ma lui non ha problemi. Il venerdì sera prende l'Eurostar, treno ad alta velocità, in un'ora e mezza, e a Venezia passa il weekend con la fidanzata, la domenica sera riprende treno ad alta velocità, 1 ora e mezza è a Milano, lunedì mattino è al lavoro. E anzi ne potevamo fottere perché travaglio non c'è niente. Ma ammesso che ci fosse, se uno di Palagonia si innamora di una di San Cataldo, sono meno di 250 km, ma una cosa è sicura, un weekend ci squaglia andare a Lettorina. Ci fu una signora nella lettorina, ci vennero le doglie del parto e chiamavo il controllore, aiuto. Il controllore ci ha trattato, ci stavaia. Signora, magari lei, va. Picchiare oggi non dessa condizione, a ci vuole coraggio, ci vuole. Gli sta dicendo, io quando picchiai il ceno manco incinta era. A Milano piano appartamento di 30 metri quadrati e ci fanno nascere tutte cose, e ci sono architetti che fanno l'angolo salotto, l'angolo studio, l'angolo soggiorno, l'angolo cucina, che uno con tutti questi angoli per tirare a pisciare deve applicare il teorema di Euclide. Noi siciliani, Sicilia, 9 province, 9 dialetti, Palermo, a Caltanissetta mi attirano rumori Berlino. Palermo, Sicilia occidentale, Catania, Sicilia orientale. 2 mondi opposti. O palermitano, pare caparra a camo viola. Ha pensato una cosa. C'è una grappa lagonia stasera. A Catania pare che ha passato il Schumacher. Mare, c'è meglio la palagonia. Avevi secchi già. Stai mangiando una pizza. O palermitano è rilassato. O palermitano è filosofo. O palermitano ha un'altra cultura. O palermitano. A palermitano io ci ho domandato, scusa, che mestiere fai? Messo un'industria di friggitoria. Cioè dove ce l'hai? Una motolapa. In che cosa consiste questa industria? Una motolapa, c'è un pentolone, chi non lo vuole? Quando è a ora ci cali i pannelli. Dice, ma quando è che è a ora? Come fa a sapere quando è a ora? C'è sputo. Se lo sputo evapora, a ora è. Se no vedi che ti mangi, mi dice. Allora mi disse, che mestiere fai? Mi disse, sono agente di custodia di pecore in transito. Disse, ma che puoi dire? Per curare. Mi potevo dire per curare. Un palermitano è filosofo. Io parlo sotto metafora. A Palermo hanno chiesto a un palermitano, dissero, scusi, lei lo sa dove sono le zone erogene? O palermitano ci disse, ma pare che su per questa stazione. O palermitano che sa pigliare la patente è diverso da uno di Milano che sa pigliare la patente. A Milano uno che sa pigliare la patente ci dice, Gianluigi, se c'hai una macchina che ti lampeggia dietro, tu cosa fai? Ci vuol dire che quella macchina bisogna ripassare, perciò metto l'indicatore a destra
mi accosto quanto più possibile e lo lascio passare. Bravo, sei stato un manno a Palermo, Catuccio, sei uno che te l'ampiera a dire che fa. Dipende da come mi sono stata la mattina. Se non ho avuto contrarietà, mi fermo a cingissata perché ho il nodo. Non ne potrei passare né a destra né a sinistra. Scendo la macchina e dico, fratello, perché fare te funziona? Volevo provare magari i tetti cristalli. Se un papà a Milano compra il gelatino al bambino, non è che acciuccate e basta, lo assiste. Dice, amore, mangia in fretta il gelatino, perché sennò si squaglia e ti macchia i vestitini. E quando arriviamo a casa, la mamma si secca perché deve metter su un altro bucato. Un bacio palermitano ci ha catto il gelato e se ne fotte. Quando torna a picchio o picci riduta, lei ci fa, già tanga passa tutto! Oh, mi appena te vedo la però, da me a te, con il nodo che ti ci puoi dare! Dice l'ultimo gelato che ti manca! Dice o Palermo, un catanese aveva un'altra filosofia. Il catanese filosofia non aveva, e botta e risposta. Un catanese non lo lasci mai senza parole. A Catania, piazza Trento, semaforo rosso, uno passò con russo. C'era un vigile urbano ammoggiato, che ci frescava, e ci sembrare. Ma che non vedi sto russo? Dice no, no, un russo vitti, non mi hai visto a tieci. Sempre a Catania c'era un micchiaretto che attraversava la strada, una macchina su un mattino, il micchiaretto disse scusi che fa, non poteva suonare. Che sapeva che ti piaceva la musica, cioè. L'altro su Matteo arruolò l'ambulanza, ci mise la maschera d'ossigeno, su caricarono dall'ambulanza. Un vecchio se lo aveva la maschera e ci disse, c'è una parola a chi lo chiama Matteo. Ci certo, dice, oh, quella qua con un anno devo apparare, vieni, che è l'anno, che fu? Ma non mi preso completamente. Io come non ti vedi? Ti pigliai preciso. A Catania la risposta è sempre pronta. A San Giovanni la Punta c'era un tabacchino fatto vero, fatto vero. Don Angelo, tabacchino di San Giovanni la Punta, era un poco babbalecco, non poco, assai. E aveva deciso che negli ultimi anni di carriera doveva ampliare i prodotti e non veniva solo sigarette, veniva altre cose. Cioè sì, uno fumando. E Don Angelo ci disse, egregio signore, ha visto un cartello davanti alla porta, vietato fumare, e lei già si fu, fumano, cioè Don Angelo, io c'è andato con una sigaretta, che mi vuoi fare, la patena la mia, su, e perché su? Vino magari i profilattici, ne che la gente già si fottendo, cioè. Fatto vero, come fatto vero a Catania, pigliai in aereo, da Catania a Milano. C'erano i tifosi del Catania che seguivano la squadra quando un Catania meschino era in Serie A. Ora, al ritorno eravamo io e i tifosi erano Catania. Quando atterrammo scattavo l'applauso popolata. A Milano no, a Catania sì. Scattavo l'applauso. Se sì, un catanese era, pensa la prima volta che picchiava l'aereo, 1:40. Se sì, ci disse, perché c'è stato a battere in mano. Un programma qual era? Che abbiamo ammorrato tutti. E questa è la genialità del catanese. Cioè sì, uno a Catania che non aveva un pelo in testa, pareva un figlio di Ulbrin. Cioè sì, da un bar, un barista che pareva un figlio di Litteltoni. Avevi capito il russo. O da lei dice, oh, ma quando il signore spatti i capiti e ti chiedono, non andano a toccare, no? Si doveva nel
col fango fino a qua, vita chisto che i capelli russi ci disse no, una via, una partita arrugginita, io non l'ho voluta. Questa è la genialità del catanese. Catania e Palermo, chi è un filosofo? Ma a Catania la vita si vive giorno dopo giorno, poi ci sono altre 7 province, c'è Messina, mannaia figliolo, manda a pari a testa, andava pronto a Caron. C'è Ragusa, da dove vengo io, che abbiamo la C dolce, questa si chiama Ciazza, Uocci, Ciovi, mi ciangiano l'uocci, parimo cinizi. Un amico mio di Roma è venuto dopo 20 anni che faceva le ferie qua, ci si vede che ragusano, se vuoi te lo traduco. Ma figurati, sono 20 anni che vengo in Sicilia, che problemi c'ho? E ha sentito questa discussione. Ciccio, ciuccisti, certo che ciuccisti, e cucucisti, che cucucicci. Io mi dovrei essere siti coreani. Io una delle prime puntate di Antenna Sicilia, il cameraman mi disse: come va signor Spada? Ci si va, mi giangono l'occhi. Io mi dovrei essere siti, io don't speak English. Arrivai a Taormina, già in cinese, mi giangono l'occhi, io mi abbracciavo, cin. Mi capivo che sei un cinese che non un catanese. Poi abbiamo la provincia di Caltanissetta. Gli hanno sfiato. C'era mio compare che piangeva con moto. Cazzo. Agrigento. Domani che tocco a Lio. Marsala, Trapani. Tutte cose sono. Giovanni mio, sangue mio, vita mia, tutto mio. Quando arrivava Berlusconi ci disse, Berlusconi mio. Chi ci disse, quale mio? Qua, tutto mio. 9 province. 9 dialetti. Che poi io ho dovuto imparare a parlare i dialetti, il catanese, il palermitano, perché sono un rausano. Quindi io qua a C, dove dovevo andare? Non mi capiva nulla. Raccontavo una barzelletta a Ragusa, ridevano tutti, quella del maestro elementare che entrava in classe e diceva: Vincenzo, comincia a leggere. Vincenzo, tagliava e ci faceva, che ne faccio io, comincia a leggere. Poverito, non mi capite. Però se pensate alla C dolce ci è arrivata. Ma contai, a Catania non arriva nulla. Ho dovuto imparare il dialetto catanese. Ho dovuto imparare, per esempio, a Ragusa, quando una cosa si sfascia, noi diciamo sabbassava. Che a Catania ha il significato opposto. Significa avversare, aggiustare. Io avevo la macchina che mi faceva fumo. A Catania. Cioè sì, da meccanico, chi mi conoscevo. Ma so, signor Spada, che posso fare per lei? Ci si abbassava la macchina. Ma dobbiamo essere ringraziati al signore. Perché io macchina che si abbassano solo, non ho visto mai. Ho dovuto imparare i dialetti. Poi non a Catania il contrario di un verbo si ottiene mettendo una S in dialetto davanti al verbo. Tipo alfa privativo in greco. Cioè a Catania arrivano, ma sbeduai, ma sbeduai. Anticipare, sticipare. Ora noi il dialetto tra di noi lo parliamo sempre. È una lingua di comunicazione. Anche perché sappiate una cosa. Insomma, il dialetto siciliano doveva diventare l'italiano. Grazie alla scuola poetica siciliana, Ciullo d'Alcamo, eravamo noi i detentori della lingua italiana. Poi una lobby fiorentina purtroppo avanti a tanta lighiera. Ma d'altra parte i fiorentini sempre potenti sono stati. E quindi noi non andiamo a affrontare a parlare lo siciliano.
Non capisco perché quando è nella estate e andiamo a mare non è nella suggezione di parlare in siciliano. A parlare tutti in italiano. Magari chi di Kunze firono. Traducono dal siciliano in italiano. Gliene viene fuori una lingua incomprensibile per noi e per Cunesene. Mamma mi ci porti a mare. Sì, ma devi parlare italiano. Va bene, parlo italiano. Arrivano a mare o vicino, mamma, mi l'hai portata la maschera? Sì, gioia, anche le penne. E le penne ci parla siciliano e ci ho dato girare. Le penne. Giussi, alla mamma, tenta lì che scillechi. E la vicina, non ti preoccupare che in tal caso mi alleppo allo scoglio. Ma non ha capito. A Marina di Ragusa c'era una signora che era una rangina che è bene. Aveva dimenticato di passare dall'estetista, quindi dal ginocchio in giù aveva quel tocco mediterraneo. Ogni pilo tanto. A Severina Tarzan ci faceva Eliane per il film. Un piccinino appena rapito il sportello si ci abbuddava a mano. Ida, che è mano così che pareva ancora più sferica, acqua al malleolo, pila che toccavano l'acqua. Serbuccio, esci alla mamma dell'acqua, che il tempo non è lui. Che è quel? Serbuccio, vedi che se arresti abbollato alla mamma ti arrappano i diti. Io vicino ci dice no, appena esci ti arriva un topolone. Può non essere mai vicino all'acqua, che se non esci ci fanno la faccia tanto. Arrestato abbollato dall'acqua, conclusione, ci hanno arrappato i diti. Ci fu un piccinino che stamattina si scordava la crema protettiva, era una melingiana un piccinino. Ci disse mamma mia brosca e stamattina ci disse sciosciaci. Ma non ha capito, parliamo un siciliano che è meglio, almeno a chi di che venono qua in Sicilia o a Sinti Messina ci veniamo un vocabolario italiano siciliano siciliano italiano e se ne vanno che almeno si insegnano una lingua. Buon ricordate, abituare, sbituare, anticipare, sticipare. Io ero a playa, a mia mi è successo. A playa ho Lido Azzurro. C'era una famigliola catanese, padre, madre e piccirillo. Lei cercava di insegnare al figlio come si nuotava e lo faceva traducendo dal catanese stretto in italiano. Ci si vede alla mamma, devi abbollare la testa andall'acqua. Quando che ti viene la pantaciata, esci la testa e pigli un pezzo cone d'aria alla mamma. A mente sbatti i braccetti e i gambetti, gioia, e birganate. O padre era uno grossolano, ci si cambia la marnovice. La signora si girava e ci disse, salvo, è inutile che io correggo e tu scorreggi. E questo sentito con le mie orecchie. A proposito di italiano tradotto, a una bambina di Valle d'Olmo, 15 anni fa sono andato a fare uno spettacolo a Valle d'Olmo, una maestra di scuola elementare mi ha dato il tema di una bambina di 10 anni, titolo del tema Una gita indimenticabile. La bambina, io tema mi insegnai a memoria. Svolgimento. Una gita indimenticabile a stato quanto Nina Moiuto a trovare la Maronna Nivera di Tintari, punto e a capo. Ierimo, io, mia sorella quella schietta, mia sorella quella maritata, mio padre, mia madre e mio cognato, punto. Ci siamo mangiati al ristorante, virgola. Poi abbiamo stato a precare la Maronna
che ci mandava un bambino a mia sorella, quella maritata, che ave 3 anni che ci combatte, ma non ce ne esce niente. Punto e a capo. Ma, virgola, o che abbiamo precato male, o che la Madonna si è confonduto, il bambino ce l'ha mandata mia sorella quella schietta. Mia madre mi ha detto, non si è confonduto la Madonna, gioia. La Madonna non si confonde mai. Si confondiu o porchi da cognato. Per dire. Allora portiamo avanti la nostra lingua, le nostre radici, le nostre origini, anche perché noi siciliani abbiamo un cuore enorme. Quando ci vediamo dopo tanto tempo che non ci vediamo, la prima domanda che ci facciamo qual è? A salute, Peppino, Turidio, Giovanni, Ciccio, come si? E la risposta di un siciliano è sempre la stessa. Mano una sacchetta, mezza annagata. Ma come si? Casiamo. E in questo casiamo c'è compreso dal semplice raffreddore a mi hanno già cuore, polmone, fegato e milze. Noi poi la medicina è come la sentiamo. Gli analisi sono maschili. La diabete è femminile e se un anno non si muove più rimenzulato è perché ci ha preso un X. Pareggio. Giovanna, come si? Ma come si? Qua siamo. Mi fecero gli analisi e mi trovarono i piascelli in tuo sangue. Puttadina, mia mi trovarono un parquet. Giovanna, come si? Ma come si? Qua siamo. Mi mandarono uno spinnaker in tuo cuore. Ma che hai da fare? La Coppa America. Ma la più bella fermata dell'autobus a Catania. Due signore. Una ci fa all'altra. Signora Concettina, come sei? Come si ricasse? Mia figlia ha avuto una gravidanza extracomunitaria. E io sono nervoso perché sto aspettando le mie istruzioni. Ma di cui? La donna siciliana è una donna talmente affrontosa che non pronuncerà mai il termine scientifico che l'affligge ogni 28 giorni. Noi abbiamo trovato i sinonimi più incredibili. C'ho le mie cose. Ma perché io ne posso avere i miei? C'ho ospiti. Ma che ti viene? Non tutta la casa. C'ho... Fatelo, fatelo se volete farlo. C'ho le dimostrazioni! Ma questo che ne capite nei pignati che vengono fra la casa? Ma signora Merissi, mi vinni gli americani! Ma la più bella a mare! Due amiche, una ci fa all'altra, Giovanella, ci andiamo a fare il bagno! Non posso! E hai massa vincia. Ma che te stanno risottorando a casa, Giovanni? Ma mamma, che poi io non lo capisco perché questo. No, non lo capisco perché. Non lo capisco perché ormai ci sono queste pubblicità a televisione. Che io che sono un uomo. Io volessi essere film in agnone. Per provare uno di sti miracoli non si vedono, non si sentono, aderiscono perfettamente al corpo, sgricciano profumo e hanno l'ale. Mio figlio mi disse, guarda papà, un gabbiano, ci sono amore, io se la signora lo terzo piano. L'Ines, chi la fa pubblicitare l'Ines, quando si mette l'Ines, si fa la maratona in New York, ha già versato la manica, se ne va in discoteca, c'è un bodybuilding
e alla sera si sente fresca, asciutta, pulita e sicura. Io la sera tornavo alla casa, era niente di mattina, nell'autostrada Messina Catania. Disse, mi pigli un caffè non mi fici niente. E bitto in due scaffali, l'Ines è. Che mi sanno male una lamparina. Se può essere che Achille ci fa la maratona, io non ci torno a casa. E mi incattai. Un barista mi dà leo male, ci dice, c'è ma moglie in la manca. Era solo come un cane. Un fatto che mi incattai, la prova è che di vince, vince, a solo ce ne è cinque. Io venendo al bagno, rapici ne erano cinque, ne appezzai tre. Perché prima di capire, non via posizionare l'ale, mi fici ciccerette in tuo culo. Quando finalmente posizionai l'ale, arrivai a casa che passa Schumacher. Grazie. Agli atleti delle Olimpiadi di Londra, non c'è una traro sangue, c'è una tagliata in tre mutande. Se hanno linee e se su giocate, a me non mi convince questa storia. Sono tempi sani, in Italia l'incremento nascite è zero, zero. E io ero andato alla farmacia a Catania, ho una vecchiarella di 80 anni, che già sia. Ho farmacista, ho detto, dice, senta, io non mi accattare niente, c'è a fare solo qualche domanda, lei mi risponde? Sì, certo che ci ha risposto. Ma se ci parentela, ne avete? Sì, sì. Pannolone per l'incontinenza? Sì, magari. O papaiato? No, è certo, chi deve fare la coccata? Ci l'abbiamo. A pala? Ci l'abbiamo. Cialis, Viagra? L'abbiamo. I cateteri? Ci l'abbiamo. Grazie, arrivederci. Formalista dice, scusi signore, io ho risposto a tutte le sue domande, ma mi tolgo una curiosità, come mai mi ha chiesto tutte queste cose? Lo sape, io ho 80 anni, la settimana scorsa ancora già in picciottetti di 92 anni e ne facciamo zitti, io mese prossimo ne sposiamo, ah ma sapere non andiamo a fare la lista di nozze. Sì. Perché è un paese dove non nasce più nessuno, ma d'altra parte ci vuole la dignità di un lavoro, la dignità di uno stipendio. Come si fa a fare figli oggi? E allora io chiedo di riappropriarci di una dignità che ci hanno tolto, come preghiera proprio, perché tutti abbiano la possibilità di lavorare. Lavorare e guadagnare per mantenere la propria famiglia, i propri figli con dignità e decoro. È il messaggio che vorrei sentisse. Viviamo un'era super tecnologica. Mia figlia mi ha regalato questo telefonino e mi disse, papà, è un androide. Mi mi scandai. Ci sai che fa? Fa tutto lui! C'ha la tastiera touch sensitive screen. Basta che la tua. Io il telefono lo tengo dalla sacchetta, no? Ora non c'è accattare questa cosa. Prima lo tenia dalla sacchetta, ora giù a sfiorare. Quando camminava, il telefono telefonava. Si fici gli amici, ci faceva l'auguri, poi si scaricava la musica di internet. Quando mi pigliava io mi diceva credito esaurito. E io ci faceva cornuto, qua parlato. Però devi stare attento, perché ha anche la funzione vocale. Tu ci parli e tu ti rispondi. Quando io ci si cornuto, il telefono mi dice, con cosa stai parlando? Se vedo tu sì. A casa di ognuno di noi ormai c'è la parabola. Dice, ma perché hai la parabola? Dice, per seguire i telegiornali di tutto il mondo. Dice, ma se non parla manco un glitz. La parabola ce l'abbiamo, mentre che siamo quattro amici, la verità non ha potuto morire. Perché a una certa ora
a cominci nei film che dica quando nostra moglie ne scopre che ne veniamo ne ci diciamo che c'entra amore, tu sei tutta un'altra cosa, solo che non ci ha mai spiegato mai cosa. Io non so se avete mai visto uno di questi film, amici, non vi consiglio di vederveli mai, vi fanno venire i complessi di inferiorità. Non su uomini, su armale. Io una volta mentre veniva uno, passava una moglie e arrestava un cantata. Ci sono un hotelere che è malato. Io mi dicevo che se l'avessi tutta una malattia, chissà. Da come non avessimo a divertire la sera. Io mi metto in film, c'era i Ducca. I da 20 metri di distanza, c'era tutto un corridore. Solo che la tagliavo, io da. Ah. E disse, che ci viene? Un fuoco di Sant'Antonio? Oh, oh. E uno pensa, dice, ma quando fu l'ultima volta che mia moglie ci disse stare uci? Le donne dopo 7-8 anni di matrimonio diventano mummie. Io una volta sul più bello trovai a mia moglie ferma immobile con l'occhio come le piatti e pensai, ricordare che fu bravo. Ho fatto cadere in chance. E a tu curiai. Ci sa amore, sei in chance? E se no stavo pensando che mi attendeggiare un soffitto. Io l'ultima volta per sentire citare con mia moglie non si fa stuccare niente. E mi resta soddisfazione. Ai, 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 ai. Lei mi ha detto non sei più lo stesso uomo. Dopo. Non sei più lo stesso uomo e ci non sei più la stessa donna, perché un uomo ha bisogno di sentire la propria donna che si lamenta. Tu non ti lamenti mai, perché per noi uomini vai che ci sei, forza. E da prima avanti mi lamento, ci si è cominciato a lamentare. Maragna troppo picca, a mancangiare la lavatrice, ci sono non ti lamentare che. Non devo andare io, se no se ne parla fra 6 anni. L'amico mio mi disse, tu tra un rapporto e un altro quante sigarette ti fumi? Ci sono una pare di stecchi. Sempre passano una pare di pinze prima che uno si scorda, no? A proposito, io purtroppo sono un fumatore, ma restavo sto vizio. Però con i fumatori non hanno avuto pietà. Cara salute, nei pacchetti di sigarette parano annunci mortuari. Il fumo uccide lentamente. Meno male perché io prescia non ho. Ci fu un minchiaretto che c'è scritto al tabacchino, c'era scritto il fumo provoca l'impotenza. C'è un minchiaretto a Tasau. Parliamo con la tabacchina e ci sono, non so se riassi, mi può cangiare il cucchino lo cancro. Ma faccio un po' impressioni. Allora, tu parli di corda a casa di un impiccato. Ora fatelo l'applauso se lo volete fare. Chi fuma danneggia anche te. E io mi sposto. Noi fumatori non abbiamo mai detto a un non fumatore scusa chi non fuma e allora spostati perché mi dai fastidio. Lo abbiamo sopportato che non fumava accanto a noi. Cosa ha lamentato mai? E quindi i picchini hanno massacrato. Viviamo un'era in cui non si capisce più niente, io non ci capisco più niente. I mascoli erano una volta, i mascoli siciliani, un nessuno. Un mascolo che ricordava a sua moglie e ci faceva zittiti! C'è le moglie si azzettivano terrorizzate. Prova a dirci loro a una femmina, una ragazza di oggi, zittiti. Ti arriva una parata, andava pancreas. Perché hanno fatto il corso di Tekken 2 e un pancreas dove zeccano preciso. E ti dicono zittiti tu e esci morito da solo. E non ti permettere mai più. Noi uomini, chi? Avessimo a capire il giorno del matrimonio quanto valiamo. Tutti a casa della sposa, tutti. Noi siamo solo a casa.
che è nostra pace, io, tu e ta pace solo. Ta madre è da sposa, l'amici sono da sposa, tutti da sposa. Ci fanno in fotografia mentre si trucca, mentre scende in scale, mentre ci hanno andato la macchina, che c'è la rassi tua, la macchina buona. Ah, tu non sai se parte. E ta pace che un saggio prima di uscire da casa ti mette una mano sulla spalla e ti fa sicuro sì. E tu ti fai sposo. E dovresti capire quanto vali quando già sei in camera da letto, che c'è l'armadio quattro stagioni. A neanche mascolo di quattro stagioni, ne tocca una settimana e mezza. Ini si montano l'outlet nel dettaino. Io ti lascio una flazza dicendo, viaggi siete fortunati, vestito per tutta l'occasione. Le casite come a niente, che quando aprono l'armadio quindi non c'è niente da mettere. Cattiamo un altro l'armadio. Siccome quando ti sposi ti mettono a dieta subito, prima mangiavo, poi diventa un'anoressica. No, sta vita non può continuare a mettere a dieta. Tu dici a mettere a dieta, no io. Ti porta dal nutrizionista. Io, menino, un nutrizionista, c'era una scala cascinia, ogni scalone cascinia lui mi faceva, togliamo la pasta, togliamo il pane, togliamo la carne, togliamo i dolci, togliamo il vino, arrivai, togliamo il disturbo che è meglio. Ecco. Ah, mia madre, lei quando mangia? Che se quando hai fame? Sbagliato! Lei deve mangiare quando non ha fame! Ma perché? Un stesso vale per pesciare, c'è. Ora mi spiego perché la gente si piscia ancora. Perché quando ha fame non ha fame. Se avete problemi con le vostre mogli, basta che venite lì, siccome io sono sempre a dieta, se sentite sciauro, risciarra, basta che la siete e ci facete, amò, ma sai che si ama te? Ida si illumina. Tu da lì e ti dici, ma che si vede? E tu dici, signora, ma che ti avevi visto? Sei tanto sicca che non ti avevi visto. Pensavo a ripigliare del pigiama con una riga sola, tanto sicca. Un'altra cosa per placare l'animo di una donna, basta che ci dici, ci su i saldi. Sta giù, andava la macchina. Unne! E tu la porti un Gesù di saldi che se ne è venuto tutte cose. L'unica cosa che Gesù è su un paro ristivale da Lapponia. Misura 44. Ida ia 37, si catto stesso. E tu ci dici, ma che te ne fare? A misura come ha risolto? A mano a crescere l'unne. Dopo un anno ti apre l'armadio e ti rigiovire, benedetti i soldi, che sono nuovi, certo, non danno insomma. Noi uomini perché siamo rimasti uomini? Perché? Perché? Perché la sera quando fa freddo si avvicinano in modo subito e ti cominciano ad adulare. Amore, ma sei un termosifone, ma come fai? Ma che sai? Sei una stufa! Beh, non mi posso lamentare. Me li posso riscaldare i piedi! Non c'è niente al mondo di più freddo dei piedi di una donna. Cornuto cucirici sì. Io una sera ci disse sì e manflau rupò la rete. La mia figlia da crioterapia. Si arretrarono tutte cose. Saggio solo che appiti da pisciare, ma per mettere un do microonde, perché non la trovava qua a frigo. Non c'è donna al mondo, e vi invito tutte quelle presenti a ripetere con me, che non ci dicono, oh marito, ho zitto, sì, fai spiritus. Verica tu una come mia. E qua cerca. Verica tu a una come a mia, ci ha visto da fare? E ditelo! Dite, ci ha visto da fare? E io te l'avevo fatto oggi mattina.
Non è colpa mia se sei guarita. Ci avevo pronta anche la lapide. Qui giace Rosina fredda come il marmo. Ci Carmelo, attento che se muore prima tu la lapide l'hai pronta io. C'è chi c'è scritto? Qui giace Carmelo finalmente rigido. La gelosia. Ci fu una che dice, sì, tu dici che non ti interessa più niente da marito, ma da marito gli aveva mensura che parla con chi sa da, sul bagnasciuga. E tu non vai a giocare dalle altre. Dice, no, ma io non ne ho da lì per gelosia, ho da lì perché sono curiosa. Rivirre quanto tempo resisti a trattenere sa panza. La gelosia è un altro argomento. Non sai mai quanto essere geloso, perché se sei troppo geloso tua moglie ti dice no, vedo, vedo, così mi fa mancare l'aria. Se non lo sei, certo, chiori mia te ne fotte. Noi uomini dobbiamo sentirci in colpa anche quando siamo cornuti, perché la moglie ti dice perché non hai saputo capire quel momento di tristezza e di abbandono che stava attraversando. Io ero sola nella mia solitudine e tu mi hai lasciato sola, futtinatine, e non hai capito la grossa esigenza che avevo di parlare, non hai capito la grossa buttana, no, vero? Sono io che non ho caputo. Questo è un applauso degli uomini. Le donne sono tutte così, ci vediamo quando è finito. Ma se no, ma una cosa che le fa felici, basta che ci dici Ikea, ma femmina all'Ikea è felice, perché tu scopri quando te ne vai all'Ikea che fino a quel momento è stato un tanastaglia, che qualunque cosa viene, viene chi se ne bisognasse, chi se ne serve. Chisto fosse preciso, chisto se c'è una mentira, ma i mobili l'Ikea da ammontare tu. E Ida ti guarda con sfida e ti dice, può essere con te fino a montarlo. Tu andavi e ci dici, qua corro, tu piglia questo mobile tu. Senza sapere cosa ti aspetta. Ti aspetta che arriva a casa, non ci sono le istruzioni, c'è un coriandolo. Non ci sono, c'è immagine calendario in grande mente. 600 viti, 400 bulluna, 100 rondelle e una chiavetta che ti spugna in mano con cui avviti, sviti, tutto cosa a fare questa chiave. Io che feci? Mi misi i bulluna che bulluna, do bicchieri di carta, i rondelle che rondelle, i viti che viti. E da Medaleau prima di nascere mi disse, se passo vecchia una vita sufia, sbagliasti! E uno parte con l'ansia da prestazione. Quando arrivavo io un mobile l'avevo finito, ma mi sono picchiato ruviti e una rondella. E mi disse com'è andata? Minchia, meglio te. Ci sta tutto bene. Noi uomini siamo rimasti uomini perché? Perché siamo riusciti a conservare due funzioni sociali importantissime che manifestano sono la testimonianza dei nostri testosteroni. Uomini, non rinunciamoci mai, perché quando ci avremo rinunciato avremo negato la dignità di essere uomo. A Cattarupa e gli darà ammonizia. Oh, bisotto, per ammonizia sono divorziato famiglie. Io una sera tornai a casa e disse, ma in Italia ammonizia. C'è l'incuba via. Disse, io mi faccio cercare che l'ha visto, ma no, cazzo. Alla fine disse, talè, cazzo, ma sitto un do divano e faccio finta di dormire. Posso dire che avevo coraggio di risvegliarmi. Non l'ho vista, non l'ho sentita, si è materializzata e mi è esplosa nell'orecchio. Mi disse, che sei stanco? Io che non mi volevo sciarriare, ci disse, no. Non mi viene che sei stanco! Tristino. Ma siccome Ida ha chiuso a sciarriare, non la fermi neanche che è marinza, mi dice l'uomo. Non mi viene che sei stanco! Non è vero?
No. Signora. Non mi dire che sei stanco tu. Che avessi a dire io? Ed è dove lei vuole arrivare. Io stavo a dire questo sì, sette, mi chiedi i vicini, la vai, buttai a scuola, tornai, finì se pizze a casa. E poi si sta pegnata, parecchia, sparecchia, scopa, pigli i vicini, curcle, falla su, se ne porta la sport. Non mi dire che si sta pigliando, se la messa munizia cavagliere. E non è che uno può fare sta vita. E allora in conclusione, signore, visto che le regole del mondo sono cambiate, l'arma che ci rimane, l'unica arma che ci rimane contro tutto e contro tutti è il sorriso. Prendiamolo a ridere, il riso fa bene, elimina le malattie cardiache, allarga le coronarie. Una vita senza una risata è una vita sprecata. E io sarò anche antico, sarò fuori moda, però quello che mi piace è ricordare a voi, prima di concludere il mio spettacolo, è il messaggio d'amore più antico del mondo che ci ha lasciato nostro Signore. Amatevi l'un l'altro, perdonatevi, aiutatevi. Se ci aiutiamo non saremo mai soli, se ci perdoniamo non saremo mai soli. Un gesto d'amore ne fa scaturire altri mille, impensabili, e quindi a danno di chi ci vuole sotto il calcagno possiamo vincere con una regola, la regola dell'amore. Amiamoci gli un con gli altri. E con questo vi saluto, vi ringrazio e chiudiamo con un sorriso, perché sennò questa è una cosa. A Catania un signore entra in un bar, proprio perché siamo a Catania, talì un barista ci fa: c'è caffè? Sì, ma per questo? Uno per me, uno per te e uno per la gran puttana da mazza. Il barista salta il bancone e ho inchiato un pulone, un chiao tipo sambugna. Chi se ne va a casa, donna unghio che è lì, vede, andò stesso bar, l'indomani, con stesso barista, e ci fa due caffè. Dice: no, sì, no, due. E per questo? Uno per me e uno per la gran puttana da mangiare. Già tiene niente perché si fa diventare troppo nel buzzo. Grazie Paragonia. Grazie. Un bacio.